Col Cesena, vittoria fondamentale, impreziosita da una prova d'applausi. Resta l'istantanea del Pescara più bello della stagione. Una gara preparata bene e giocata ancora meglio. Una prestazione intelligente di alto profilo tecnico. Derisio e Pontisso rappresentano il valore aggiunto. I due innesti di gennaio hanno trasformato il centrocampo biancazzurro, nobilitato dalla qualità e dalla personalità di Pompetti. Un mix perfetto, senso della posizione, quantità e geometrie. Nel match col Cesena determinante il movimento senza palla, scarico e attacco della profondità, nessun punto di riferimento dato agli avversari, pressing organizzato, fase difensiva impeccabile. Sorrentino ha dovuto compiere un solo intervento su calcio piazzato di Favale da posizione decentrata. Il gol partita è scaturito sì da un rimpallo in area sfruttato da Mirko Drudi, ma nasce da una giocata preparata in allenamento, ovvero gioco a due dalla bandierina, appoggio a ritroso e cross di Frascatore. Tutto questo per muovere la difesa romagnola che sui calci da fermo marca zona. Al Cesena il Pescara ha concesso le briciole e forse anche meno. Un dominio palmare ancora più evidente nella ripresa, ma le partite vanno chiuse. Spreco eccessivo, uno sciupio anche clamoroso, sottoporta meno fronzoli, più cattiveria. È l'unico neo, anche se la sofferenza finale è stata in realtà più emotiva che reale. Insomma, nella gara più attesa la squadra non ha tradito. I dubbi legati alla non esaltante, l'eufemismo è d'obbligo, prova di Olbia, dove si è comunque vinto grazie a due prodezze individuali, sono stati spazzati via. Contro il Cesena, il Pescara più bello della stagione. Dopo Reggio Emilia, l'11 di Auteri è cresciuto in maniera significativa. Nella forma e nella sostanza ha steccato solo la sfida di fermo. In classifica, Pescara sempre quarto con Lentella, che ha battuto l'Ancona Matelica, ma due lunghezze dal terzo posto, occupato appunto dal Cesena, che dovrà affrontare in casa prima la Reggiana lunedì prossimo 21 marzo, poi i Liguri il 3 aprile. La stessa Entella dovrà fare visita agli emiliani giovedì 14 aprile. Il Pescara invece ha terminato la serie di scontri al vertice, sulla carta un calendario meno complicato: Pontedera, Grosseto e Imolese all'Adriatico, Teramo sabato prossimo, Lucchese e Pistoiese in trasferta. Nel girone di ritorno i biancazzurri hanno conquistato 25 punti, 5 in più rispetto al bottino delle prime 13 giornate.